Però sinceramente mi esce una mappa tipo Super Slide o Lost Temple. Lavarash oggi non mi sento in forma, perfetto, come non detto. Ragazzi, e bentornati in un nuovo video di Stumble Guys, sono Sparks. Oggi vi spiegherò un po' come funzionano i colori di Stumble Guys. Intendo i colori del nickname, quindi avremo il colore rosso, il colore arancione o giallo e infine una W verde. Questi sono gli unici tre colori che si possono ottenere su Stumble Guys. E ora vi spiego un po' come ottenerli. Ma prima di iniziare, ovviamente, campanellina attiva, iscrivetevi al canale e soprattutto tantissimi like qui sotto. Quali sono questi colori e come si ottengono? E purtroppo alcuni sono quasi impossibili da ottenere come il rosso, ma potete comunque tentare con il giallo e con la lettera verde. Vi spiegherò tutto durante il video, quindi mettetevi comodi e iniziamo subito con la sigla. Già ben 122 corone. Andiamo a fare la nostra prima partita del giorno. E se la vinciamo, andiamo a fare i nostri giri epici con gli Stumble Coins. Iniziamo subito con Icy Eights e vediamo se riusciamo subito a portarci a casa una prima vittoria. Mi raccomando, guardatevi il mio video sui trick di questa mappa, che è molto molto interessante per tutti. Niente, non riusciamo ad andare da questo lato. Facciamo subito il giro perché sennò facciamo una brutta fine. Vai. Buono qua subito lo scattetto. Ottimo. Ok, siamo già alla fine. Facciamo una vittoria facilissima, velocissima. Oh, che trambolo, quasi rosica. Proviamo a fare la nostra tattica. Cioè, andiamo a buttarci nella zona nemica e vediamo se riusciamo a creare un po' di panico nelle zone avversarie. Andiamo. Proviamo a salire qui sopra intanto. Vai, ninja, non molla. Niente, uno l'abbiamo eliminato, però dobbiamo riuscire ad andare dall'altra zona del campo. E riusciamo ad arrivare nello spawn avversario. Possiamo creare non pochi danni. Quello so io con te, Addy. Ma perché mi killano a me i miei stessi compagni di squadra? Ma perché? Scusa, i gialli killano i gialli. Non ha senso sta cosa. Vai, 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 ce la facciamo, vai. Ottimo. Buono, siamo nella zona loro. Ah, ora creiamo il panico qua. Ma ci divertiamo, mo. Solo non cadere qui. Niente, mi hanno fatto cadere di sotto. Pipì, questa qua, andiamo al vantaggio. 5-5, 6-5, 7-5. Buona. Odio le mappe a squadre, sono veramente fastidiose quando giocate da soli. E Lavarash. Ok, tutto dipende dall'inizio. Se falliamo il primo trick iniziale, abbiamo perso la partita. Quindi portatemi fortuna. Vai col doppio jump. Sono caduto, perfetto. Ora, per evitare che vediamo lo stesso errore, perché quando cado all'inizio io, poi cado sempre. Quindi andiamo di qua. Vediamo se riusciamo a fare salto tattico. Salto che scorciatoia. Bene così. Vai. Allora, sto recuperando. Tutto dipende ora dallo scheletrino. Riuscirà a cadere? Perfetto, è caduto. Perfetto, perfetto, perfetto. C'è la pressione addosso di Sparks. Non ci credo, guarda per poco. Per poco, secondo posto. Non può finire qua. Non può finire qua, raga. Dobbiamo adesso portare a termine la prossima guida. La vinciamo ben 15 spin epici. Quindi cercheremo di trovare magari l'ultima speciale. Oppure qualche speciale doppione per fare un po' di Stumble Coins. Inoltre, se riuscite a superare i 1000 like sotto questo video ancora una volta, vi porterò presto un video con tutte le mappe eliminazioni, tra cui Block Dash, Laser Tracer, Honey Drop e anche Bombardment. E vediamo se ci sono alcuni trick da imparare. Iniziamo subito con la seconda partita del giorno. Icy Eights. Proviamo, proviamo. Se riusciamo a farci almeno il primo trick iniziale, possiamo andare sciallo. Ma comunque, anche se sbagliamo, questo è il primo round. Quindi ne passano 16. Quindi, sti cavoli. Vabbè, siamo passati così. Meglio di niente. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Vai così con la montagnola. Ma ha preso in pieno il coso. Vabbè, siamo messi bene ugualmente. Tanto ne devono arrivare 16. Quindi, a voglio ancora. Doppio jump qua. Doppio jump qua e prendiamo il rimbalzante. Buono. Oh, ma che è? Vado come perdo?
Voliamo al secondo round, sperando che non sia una mappa a team, se no giuro che la reggi quitto di brutto. Andiamo su Block Dash. Vediamo se riusciamo a fare qualche tricchetto qua o no. Comunque sì, dobbiamo stare attenti perché i pugni arriveranno. E anche tante, siamo in 16. Uno già è volato. Ok, c'è uno che ha fatto schiantare qualcuno nei laser. C'è Fortunato che mi vuole killà. Ha Fortunato, ma fatti i cavoli tuoi, no? Che t'ho fatto le male io? Oh, madò se ti pigliavo, Fortunato. Ce l'ha con me, ce l'ha con me. Mi vuole per tutti i costi abbracciare. Guarda, guarda, mi sta puntando. Guarda dove mi punta. Sono qua sopra, pigliami, pigliami. Oh. È talmente fortunato che... Madò che fortunato che so io. Che fortunato che so io. Ho preso lo spuntone e stavo a finire sotto. Però sinceramente mi esce una mappa tipo Super Slide o Lost Temple. La Varash oggi non mi sento in forma, perfetto, come non detto. Vediamo che combiniamo qua. Ma io per gufarmele so proprio forte, eh. Cioè, vabbè, sono nel lato giusto, dai. Perfetto, abbiamo iniziato bene, vai, tutti nella fiamma. Ok, abbiamo recuperato comunque. Andiamo qua. Mi pare che sono per ora primo, giusto? Mi pare che sono primo, sì, sono primo, sono primo. Vola, 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 vola. Madò quanto ho rischiato. Ottimo. Ottimo. Non c'è nessuno. Doppio jump qua. Doppio jump qua. Penso di vincere sta partita. Occhio alle fiamme. Easy win, finalmente ragazzi, la vittoria epica. 15 spin epici. E poi parliamo finalmente dei colori di Stumble Guys. Come si ottengono e chi può averli, perché non è per tutti. Iniziamo subito con le prime 5 spin veloci. Quasi, epica. Seconda spin. Un'altra epica, quasi leggendaria. Ci stiamo avvicinando. Dai, speciale che mi manchi. Niente, niente. C'era un'altra speciale buona là, però. Un doppione speciale. In pratica io gli epici l'ho finiti tutti. Quindi in teoria o mi esce una leggendaria. Però questa ce l'ho, quindi doppione. Oppure li ho tutti, in pratica. Aspetta, 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 aspetta. No, altro epico. Ok, quindi 5, 4 doppioni epici e una leggendaria. Facciamo un altro di 10. Tutti veloci, di skin epiche. Vediamo se riusciamo. Challenge, se troviamo una skin speciale, anche il doppione, rigiro altre 10 spin epiche. Quindi occhio. Super challenge della challenge. Un'altra epica. Vediamo qua. Potrebbe uscire qua in teoria. No, peccato. Lo scheletrino mi mancava, leggendario. Oh, ma che sfiga. Guarda, guarda, guarda. Ci stiamo andando troppo vicino ogni volta. Altro doppione epico. Vediamo qua. Leoncino epico. Qui si punta alla speciale leggendaria che già ci abbiamo, quindi doppione. Ci siamo giocati alla leggendaria. Ma un'altra leggendaria speciale. Epico. Babbo Natale. Dai, che ci esce, dai, che ci esce. Ancora? Niente, raga, niente. C'è andata malissimo oggi. Allora, facciamo una cosa. Vi spiego un attimo al volo come funziona per i nomi. E poi facciamo altri 5 spin. Skin epiche, va bene, ragazzi? Vorrei almeno trovare una delle skin non doppioni. Sto rosicando un botto. Allora, ragazzi, il primo dei colori è il nick rosso. Vi ho già spiegato come funziona. Non dovete assolutamente mettere codici del tipo C-Color Red. No, non funziona così, ragazzi. Non funziona così. Per avere il colore rosso dovrete semplicemente diventare content creator ufficiali di questo gioco. Quindi se siete dei youtuber, streamer, il gioco vi nota e vi vuole nel loro team di content creator, quindi di creator ufficiali del gioco, vi daranno in automatico il colore rosso nel nome. Il secondo colore è il giallo. L'avete già visto in uno dei miei video quando abbiamo parlato di Fall Guy. Per avere il nick giallo o arancione come lui, dovrete semplicemente diventare moderatori di Stumble Guys. Quindi c'è un server inglese, ma dovete parlare l'inglese bene. Facendo richiesta di entrare nei mod,
vi daranno anche il colore giallo in gioco. Loro differenziano anche i loro moderatori del server Discord, del server ufficiale inglese. Diventando quindi moderatori, vi daranno il nickname arancione giallo. Quindi questa è la seconda opzione. La terza opzione è con i tornei. Ogni giorno ci sono le ranked. Avete visto? Ci sono i tornei ranked, me li avete notati? C'è una classifica esterna di Stumble Guys. Se arrivate al primo posto e vincete la season, vi daranno il nick con la W verde. Non so se avete mai notato qualcuno che c'ha tipo Sparks e poi tra parentesi W in verde. Significa che è il vincitore della stagione di Stumble Guys. Questi ragazzi attualmente sono gli unici metodi per ottenere i colori diversi. Quindi il verde, il giallo e il rosso. Non provate altre cose come C-Color Red, perché vi avviso, se Stumble Guy si accorge che qualcuno prova ad hackerare il sistema mettendo un colore diverso, quindi spacciandosi per un content creator, verrete bannati, quindi non rischiate, ragazzi. C'è anche un trucco per poter cambiare il nickname tantissime volte. Cioè, ad esempio, io attualmente posso cambiare il nickname gratis, ok? Una volta che lo faccio mi costerà 100 gemme. Ma in verità c'è un trucco per avere sempre il cambio gratis. Se lo volete, superate i 1500 like qui sotto e vi farò un video su come cambiare il nome infinite volte gratis. Adesso, prima di finire, andiamo a prenderci altre 5 skin epiche. Let's go! Vediamo se esce sta speciale. Allora, iniziamo malissimo. Prima malissimo. Vediamo la seconda. Super malissimo. Un'altra epica. Porca paletta, non troviamo più niente, ragazzi. No, quella mi mancava. Sono le uniche due leggendarie che mi mancano. Il robottino e lo scheletrino. Cavaletta, mi sa che niente, non troviamo niente pure qua. Manca una leggendaria. 5 epiche. Ragazzi, oggi andremo in live alle 5. Vi aspetto perché ogni volta che io vincerò una partita faccio una spin epica gratuita. Inoltre, ogni 100 like della live, quindi 100 like, 200 like, 300 like, 400 like nella live, faccio una spin epica. Iscrizione, campanellina attiva, venite in live alle 5 di oggi, ogni giorno. Condividete questo video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo in un altro video. Bella!